con chi vuoi. Fedeli al vecchio adagio, gli italiani si godono la festività a tavola in ristoranti e locali pubblici, nella quasi totalità aperti per ferie. Secondo le stime della FIPE, saranno oltre 6 milioni quelli che consumeranno il pranzo fuori casa, per una spesa complessiva di più di 328 milioni di euro. La metà saranno turisti, in maggioranza italiani. I ristoranti proporranno soprattutto menù a degustazione, prezzo medio 53 euro, o alla carta, con un prezzo leggermente più basso. I sapori tradizionali si confermano i preferiti: agnello, pasta fresca, torte salate con primizie e soprattutto delizie di pasticceria. Un grande ritorno al prodotto tradizionale, classico, con i cubetti canditi fatto bene, una lunga lievitazione artigianale, quindi con la sfaglassa, con le mandorle, l'amaretto, e quindi è il dolce della festa. Dolce simbolo del sud, la pastiera che profuma di primavera, e la focaccia al nord. La nostra Bibbia gastronomica e di tradizione è il ricettario del mio bisnonno. Risale al 1925 e anche quello della colomba del 1937, e ancora ci rifacciamo a quella ricetta lì. Siamo al calcio in arresto.